Dottoressa Gallo, lei ha appena presentato la sua relazione annuale. La cosa che più ci ha colpito è che c'è un aumento del 60% dei colloqui, di richiesta dei colloqui da parte delle persone detenute. Il Lorusso sembra in seppur lento miglioramento, comunque in miglioramento. Forse la struttura più critica rimane il CPR, violazione della direttiva UE articolo 15, violazione dell'articolo 35 del testo unico, violazione del decreto ministeriale che è il regolamento CE 2014, e una struttura detentiva che di fatto non funziona secondo norme e decreti. Cosa si può fare? Lei si sta spendendo molto, ma sembra tutto inutile. Sì, assolutamente, ma lei deve anche fare una riflessione sui ruoli di garanzia, no? Che sono, come lei ben sa, nazionali, regionali e territoriali, quindi dove la competenza è veramente di assistenza, occhio critico. Cooperazione e anche collaborazione, no? Rispetto a perché ce la dice i nostri compiti istituzionali all'interno della delibera. Quindi noi non possiamo che far altro in questo momento che auspicare che con questo cambio dell'ente gestore si possa veramente aprire un dialogo che non può non, è impossibile che, no? Vada in qualche maniera nella direzione di cambio di norme o diciamo rimozione dal nostro territorio di questo luogo che non ci piace, non ci è mai piaciuto e continua a non piacerci. Però dobbiamo aprirlo. Secondo me riusciremmo già a fare un buon lavoro se lo apriamo a tutte le organizzazioni di volontariato che per anni hanno chiesto di entrare a fare attività all'interno. Se riusciamo ad organizzare le uscite di queste persone migranti che non possono essere espulse al loro paese, ma con un percorso strutturato che non li troviamo a dormire sotto i portici. Cioè, dobbiamo lavorare in questa direzione. Questo è, e dobbiamo fare in modo che vengano fatti tutti quei protocolli d'intesa necessari affinché la prefettura riesca a coordinare al meglio le strutture sanitarie sul territorio che si devono prendere in cura la salute dei migranti, che non può essere data e gestita esclusivamente dai medici dell'ente gestore, come più volte abbiamo sottolineato. Grazie, dottoressa.